Dovrebbero arrivare 9 nuove unità al comune di San Cataldo per far fronte alla carenza di organico. In corso, infatti, così come annunciano il sindaco Gioacchino Comparato e l'assessore alle politiche sociali Marco Andaloro, una procedura per il trasferimento dei lavoratori socialmente utili, detti ASU, un'iniziativa promossa dal sindacalista Giancarlo La Rocca della funzione pubblica CGIL di Caltanissetta nei mesi scorsi. L'atto di indirizzo è stato emesso lo scorso 14 dicembre ed è stato dato mandato al responsabile del secondo settore servizio risorse umane di predisporre gli atti deliberativi conseguenti, spiegano il sindaco e l'assessore. L'unico costo a carico del comune sarà quello degli oneri assicurativi, precisa ancora l'amministrazione, mentre ricadono in capo alla regione siciliana il finanziamento della restante quota parte. Con la trasmissione della proposta alla commissione regionale, infatti, e dopo il provvedimento di autorizzazione alla mobilità, si potrà stabilire la data effettiva di trasferimento di ogni singolo lavoratore. La grave carenza di personale che attanaglia il comune di San Cataldo è certamente un problema. Con apposita delibera di giunta, abbiamo chiesto l'assegnazione di 9 lavoratori socialmente utili, gli ASU, presso il comune di San Cataldo. Al momento l'iter amministrativo è già presso la regione siciliana per la sua approvazione. Siamo contenti di questo risultato e aspettiamo con ansia che questi lavoratori vengano finalmente assegnati al comune di San Cataldo. È un primo passo, certamente non deve essere l'unico, ma è un primo passo per portare risorse al comune di San Cataldo in maniera tale che riusciamo a rispondere alle esigenze e alle esigenze legittime dei cittadini in maniera sempre più efficace. Al momento del nostro insediamento all'interno del comune di San Cataldo abbiamo trovato una grave carenza di personale, acuita tra l'altro dalla presenza del dissesto finanziario che impedisce agevolmente di effettuare concorsi e reperire nuove risorse umane. In attesa di completare le procedure per 3 nuove assunzioni che sono state autorizzate dalla Commissione nazionale, abbiamo verificato l'opportunità e la possibilità, grazie al lavoro in collaborazione con la funzione pubblica della CGIL e al sindacalista Giancarlo La Rocca, la possibilità di avere all'interno del nostro ente dei lavoratori socialmente utili, cosiddetti ASU. Attraverso una procedura comparativa, quindi l'esame dei curricula, la valutazione delle esperienze, delle competenze e professionalità maturate da questi lavoratori e dalle lavoratrici, la giunta guidata dal sindaco Gioacchino Comparato ha deciso di fare formale richiesta alla regione siciliana di avere al nostro interno 9 lavoratori ASU. Siamo convinti che in questo modo riusciremo a conciliare sia la missione e gli obiettivi dei lavoratori socialmente utili, cioè quello di dare un contributo, un aiuto a famiglie in difficoltà, e contestualmente cercare di dare una mano anche agli uffici.